Ciao a tutti, Ciao, io sono Federico io sono Mario. e oggi andremo a vedere un po' come si costruivano le opere del Vallo Alpino. Sì, un video un po' particolare, un po' diverso dal solito, un video un po' documentario, dove vi faremo vedere ai vari stadi di costruzione, opere sia italiane e poi alla fine anche francesi. Partiremo con delle opere veramente solo scavate, appena abbozzate, per finire con delle opere terminate, magari mancanti solo di qualche parte. Ok, direi di iniziare con le esplorazioni. Iniziamo con un'opera di Gravere, parliamo dell'opera 17 della batteria 4907. Sono delle opere immense. E la zona è di Gravere in Val di Susa, era la terza linea difensiva, era stata progettata ma non portata a termine, anzi erano praticamente stati fatti solamente gli scavi. In alcune di queste opere ci sono dei corridoi interni ricoperti di cemento, nel caso di questa che stiamo visitando invece si parla proprio solo degli scavi. Sono scavi immensi perché erano opere 15.000, questa in particolare era una pora molto molto grande. Ha richiesto qualche ora per visitarla. Più che altro è molto difficile visitare perché ci si perde nei Sì, è corridoi su tutti più uguali. piani ed è interessante vedere la dimensione degli scavi. Le opere 15.000 erano opere più grandi, diciamo, delle circolari 200, Molto più grande. molto più grandi. Qua possiamo vedere un pozzo che sarebbe Stato un pozzo per una casamatta, sì, però. di un osservatorio, e questo è un altro pozzo dove all'interno ci sarebbe stata costruita una scala. Guardate la dimensione impressionante di questo cratere, di questo Pozzo. pozzo, la vedete bene qua. Notate come negli scavi non ci sono puntellature, travature in legno, niente. È la Scavate, prima fase proprio degli sì, scavi. e poi soprattutto scavate in piena roccia, roccia resistente, per cui anche in base alla tipologia di roccia che si trovava viene sviluppata in quel modo senza magari delle armature. Qua siamo invece alla piana San Nicolao. Sotto il Mocenigio. E quest'opera invece è un po' più avanti nella costruzione. Come vedete la parte rocciosa è già stata ricoperta in una prima parte in cemento, però di quest'opera qua mancano i blocchi. Adesso pian piano si vedrà. Interessante vedere anche quell'enorme camerata. Adesso in questo momento si sta riprendendo Uno dei qualcos'altro. corridoi laterali che portava una postazione. Comunque era interessante la grande camerata, non ancora finita, in cui sarebbero stati ospitati gli uffici e i vari letti. Sì, qua è sempre un'opera 15.000, progettata nel 42, cemento grezzo, vedete, e Qua si soprattutto starebbe salendo un blocco, il quale però non c'è. questo andrebbe sull'osservatorio, mi pare. Sì, dici. Interessante notare come sono state cementate le parti dei servizi, quindi una parte dei corridoi, la camerata principale dove si vedevano prima gli scavi, diciamo C'è già le qualche sedi ufficetto. per i vari uffici. Qua potete vedere una parte degli uffici, chiamati Quindi i uffici, locali ma i logistici. locali logistici, inseriti in queste sedie di fianco alle pareti. Adesso, questi sono stati i primi, adesso si va avanti. Si entra nei corridoi che portavano le postazioni e qua si vede, interessante notare, la fine della cementificazione. Da qua iniziano i corridoi che portavano le postazioni, Sì, per cui esatto. locali logistici cementati, corridoi e postazioni non cementati. Qua siamo a Val Castiglione, Sotto isola. l'opera 8, la quale invece è fatta in modo inverso. Hanno fatto le postazioni, ci sono proprio i luoghi dove erano ospitate le armi, però manca tutta la parte dei corridoi, cioè la parte dei corridoi è stata scavata nella roccia e non è cementata. L'ingresso è finito, Sì. Sì, le bocche da fuoco sono finite. questo probabilmente è dovuto al fatto che questa era una postazione di prima linea, cioè non era una terza linea come quelle di prima, ma di prima linea, e per cui hanno preferito a un certo punto costruire postazioni perché potessero essere minimamente utilizzabili e hanno lasciato perdere, diciamo così, la parte interna in modo da dare un minimo di operatività all'opera. Sì, infatti all'interno non è molto indietro negli scavi, anche qua si Bello vede. qua vedere proprio il passaggio dalla cementificazione, man mano i muri scendono e si va a finire nella nuda roccia, quindi proprio una fase decostruttiva ben scalata. Ecco, vedete che qua pian piano finiscono E e si andiamo a rimane nella roccia. notare come tra il cemento e le pareti c'era una specie di tamponatura in Sì, pietre, ghiaia, ghiaia, credo. esatto.
Qua vedete che era proprio inutilizzabile, cioè queste pareti sono molto... si sale, si scende, era proprio... Sì, siamo a livello dell'opera di Gravera, mentre la parte delle armi è non finita, ma quasi completata, dai, insomma, cementata. La particolarità, mancava forse ancora la gettata del pavimento, per cui in realtà non erano molto utilizzabili perché l'altezza della piastra era altissima, per cui potevi sparare sopra la testa, mancava il basamento, il pavimento... Comunque, in linea di massima erano già un punto. Sì, quest'opera qua è più o meno allo stesso livello dell'altra vista prima. Stesso discorso qua, bassa depedrafica, vicino a quello di tenda, costruzione dei blocchi, un po' terminata. In realtà queste erano nate come delle 7000, poi si è deciso di unirle e farle diventare un'opera più complessa. Hanno iniziato a scavare i corridoi. Sì, i blocchi erano già i corridoi erano tutti scavati in roccia, purtroppo sono sprofondati, sono rimasti solo i blocchi. Qua siamo a Moiola, opera 5, un enorme monoblocco su due piani. E qua vediamo un'altra tipologia di costruzione. Esatto, quella monoblocco, vedete che qua è tagliato. Questo qua è un pezzo del secondo piano, l'unico pezzo del secondo piano costruito. E qua avevano fatto tutto il piano terra, il quale è finito nelle strutture murarie. E il secondo piano l'avevano solo iniziato, avevano iniziato a fare questo cubo. Questo... Sì, si vedono, qua si vede proprio la lavorazione di gettata. Qua siamo in un altro grosso monoblocco, Alandro. Questo monoblocco è terminato nelle gettate, è enorme, sarebbe poi stato ricoperto. No, un mimetismo, prima terra. La terra e poi magari esatto, qualche mimetismo. Quindi lo vediamo fuori, però in realtà sarebbe stato coperto, a differenza di quello di Moiola, che era in parte fuori terra, però era una parte sopra. E qua possiamo vedere la struttura muraria terminata, la mancanza totale di intonaci, di impiantistica e di quant'altro. All'interno ci sono ancora addirittura... I pezzi di legno che servivano per le gettate. È un'opera molto grande, enorme, su quattro piani se non ricordo male, montate le piastre, buona non parte tutte. Delle piastre, non tutte, vedremo dopo perché, scale e tutto quanto, però manca tutta la finitura praticamente di questo enorme, veramente enorme monoblocco rispetto a quello di Moiola su due piani. Questo è ancora più grande, vedete che anche questi fotofoniche cos'erano, hanno ancora tutta la intagliatura in legno per le gettate rimasta al loro posto. Adesso ecco, questo qua ad esempio è l'osservatorio. Purtroppo la ripresa non è perfetta, però è cementato. E questo è ti trovi a un certo punto davanti a questa voragine che passa tutto attraverso i quattro piani, partendo dal soffitto, dal tetto dell'opera, il quale è bucato e ha un lamierino che lo protegge dall'infiltrazione d'acqua. È una cosa molto curiosa, ma adesso scendendo capiremo a cosa serve questo buco, questo taglio nella gettata. Ed eccoci qua. Era per portare giù la piastra dell'armanticarro. Adesso dovremo alzare la testa e dovreste vedere qualcosa. Comunque era questo enorme cratere in cui sarebbe stata calata la piastra. Sì, partendo dal tetto, quindi passava tutti e quattro piani dell'opera, veniva vedete calata all'interno, anche un po' sfasata. C'è un po' di luce, là è dove c'è la lamierina che sul tetto copre dall'acqua, e sarebbe stata calata all'interno dall'alto e poi tappati tutti i buchi. A uno stato di avanzamento un po' maggiore era l'opera 1 a Butta Priola, forse la più grande opera di tutto il Vallo Alpino. Non era intonacata, era ancora a cemento grezzo, come potete vedere. L'opera è veramente immensa, veramente veramente grande. Sì, faremo un filmato su quest'opera, però ci richiede un montaggio molto complesso, per cui sarà poi messo più avanti. L'opera è immensa. Una parte di quest'opera non era finita. Una parte sì, probabilmente, ma la parte della batteria non era terminata, probabilmente progettata dopo. La parte di una delle batterie. Esatto. Però i pavimenti erano finiti, c'erano le IVC, le postazioni erano utilizzabili. Sì, ma c'erano anche le scale che portavano su per i pozzi. Alcuni pezzi hanno iniziato a intonacarli, per la maggior parte cemento grezzo, qualche traccia di impiantistica posticcia probabilmente, sì, per poter che utilizzare le qualche piastre ci sono. L'opera era utilizzabile tranne il piano superiore, che era ancora in scavo, e ne vedremo un pezzo proprio in scavo come la prima che abbiamo visto. Per il resto tutta la parte bassa, diciamo così, quella... era quasi terminata nelle strutture murarie. Ma vediamo una postazione... Per 65. Per cannone. Ci sono diversi tipi di installazioni qua. Questa è un'installazione da campagna, diciamo sì. così.
e poi vedremo un'installazione tipo 4, tipo 4 e... dove erano montate, dove era montata l'installazione, sì, sì, c'era la piastra, c'era la piastra, poi è stata rimossa, ci sono dei segni anche, vedete, di vedete qua la tipo 4, eccola qua, con c'è l'accenno di una piastra, ecco. Sì, probabilmente hanno portato via il resto, però il supporto, sì, della piastra c'è. Per cui erano in teoria utilizzabili. Qua invece prendi una scala che sale al piano sopra, sì, e ci porta, e lo vedete, man mano il cemento diventa ancora più grezzo fino a sparire, ci porta nella parte superiore dell'opera. La quale? La quale è allo stato di scavo. Il cemento fra poco finirà, vedrete, è sempre più grezzo, abbiamo rifinito. La terra che vedete è quella che è caduta dalla parte sopra scavata. Probabilmente con delle piogge. Qua finisce la parte cementata. Ci stiamo in piedi. Che non vuole camere. Ecco voi. Qua era la, questa qua era una delle grandi cavità che avrebbe dovuto ospitare una cannoniera, è stata tappata e gli hanno fatto un buco per permettere, boh, il tiro, un'uscita, non si sa. Questa è la camerata, sì, esatto. L'enorme camerata. Enorme, perché l'hanno divisa addirittura in due. Questa è la scala che porta a un pozzo alla marinara con le scale a chiocciola, vedete. C'era, ma questa si è decomposta. Io all'opera 5. Qua passiamo alla Valestura. Forse una delle, la più grande opera 15.000 del Valalpino occidentale. Esatto, e questa è un'opera terminata a livello di strutture murarie completamente, per cui intonacata, qualche parte di impianto messo. Avete potuto vedere a destra un attimo gli scavi, dove, gli scassi nella parete dove sarebbero stati montati divisori per mettere gli uffici, delle opere logistici. Ci si avventura nelle postazioni, l'opera, ripeto, è terminata, ci sono degli abbozzi a sinistra, se posso dire, abbozzi di impianto, dove magari passavano figli e cose del genere, le postazioni d'arma erano finite, tutte intonacate, non solo intonacate, ma anche tutta verniciata, quindi una fase costruttiva successiva a quella di Butte Priora. C'è però una peculiarità che tra poco vedremo. Sì, c'è una postazione particolare, qua... come vedremo poi in altre opere, anche altro stato di avanzamento, qua mancava la corazzatura. Allora, qua doveva essere una postazione tipo 4, purtroppo per l'assenza dei materiali la tipo 4 non è stata realizzabile, allora hanno previsto un vascone da riempire per mettergli un pezzo da campagna, soffusto da campagna, in modo da che non necessitasse di piastre. Successivamente poteva essere riempito col cemento e montata la tipo 4. Qua siamo a Passo Tre Croci, l'opera 3. Qua vediamo una cosa molto particolare, perché? Cioè, beh sì, perché l'opera è completamente terminata, con gli impianti e tutto quanto, ma manca la piastra della postazione di Carlo. Noi non sappiamo come questa piastra potesse entrare lì dentro. Sì, perché qua non c'è il buco sul soffitto, no, come l'altra parte, però c'è il posto per metterla, cioè ci sono i ferri che escono di lato, per cui poteva essere cimentata successivamente. Qua è stata la mancanza cronica dell'acciaio a far mancare la piastra. Sono state montate le piastre delle varie mitragliatrici, ma quella, la più importante, non è stata montata. La postazione era utilizzabile, diciamo che la feritoia c'era, ma sì, mancava la piastra di rinforzo. Però, come l'avrebbero fatta entrare? Ma... questo è un mistero. Sì, come potete vedere, comunque l'opera è finita. Sì, addirittura l'impianto di ventilazione. Il supporto. Fra poco vedrete che ci sono anche i letti. Per cui era terminata in tutto e per tutto. Sì. Mancava solo quel particolare piccolo dettaglio. Il cannone anticarro che dava sul fossato, il quale oltretutto in ottime condizioni. La particolarità di un'opera con ancora tutte le brande dentro, una cosa abbastanza rara da trovare in posizione rialzata, erano Pattacroce, centro 12, Moncenisio, un centro appunto dello sbarramento del Moncenisio. È un'opera terminata, utilizzabile, operativa. Esatto, aveva tutte le tubature, tutti gli attacchi per i tubi, le lampade, tutto, però ha dei pezzi di corridoi non cementati. Noi non sappiamo se questo fosse fatto perché in mezzo alla roccia, molto spesso nella montagna, si fosse sicuri dagli bombardamenti, quindi non necessitasse di del cemento. Sì, perché nella circolare 200 si diceva che dove... Vedete qua. Esatto, vedete. Però sicuramente poteva anche essere una questione di
dell'opera non terminata. È un po' strano perché hanno costruito poi delle 7000 arretrate, quindi diciamo che... Sì, però diciamo che non era terminata, non hanno avuto interesse, mettiamola così, non hanno avuto interesse a terminarla, era operativa appunto, era di per sé usabile. Era stata sconfitta, si è pensato poi di terminare, di fare quelle nella frontiera orientale e queste erano lasciate perdere. La parte completa, le scalette, tutto quanto, c'è cioè perfettamente operativa. Sono le torrette. Vedete anche l'attacco per il tubo, quindi però passando poi nella parte dei corridoi interni verso la camerata, i corridoi di collegamento con la camerata sono grezzi, peraltro anche parecchio franati, se vogliamo, nel senso che ci sono pezzi di pietre dappertutto. È stato fatto il pavimento, ma non nulla sul laterale. La particolarità è che però ci sono degli attacchi per ci sono tutti gli attacchi tubi, cementati per le lampade e per l'impianto elettrico. Vedete che la camerata, beh, questa era finita, terminata completamente. Passando oltre, la camerata torna di nuovo al corridoio grezzo, e tutti i corridoi di collegamento alle postazioni sono tutti cementati, intonacati. Vedete qua sulla sinistra tutta l'impiantistica, gli attacchi per appunto lampade, luci, tubi, gli interruttori, le scatole, tutto quanto, come se fosse finito. Probabilmente non avevano interesse a finirlo, oppure ritenevano che fosse sufficientemente protetto, ma rimane un po' un dubbio. Passiamo alla Francia. Linea Maginot, Grosse Ouvrage de Reste Fond, un'opera immensa rispetto a quelle italiane, anche una grande opera per essere francese, e si trova vicino al Colle della Bonette. Ed è un'opera che è terminata, cioè era utilizzabile, aveva i generatori, i motori, aveva tutto l'impianto elettrico, l'impianto dei filtri dell'aria, tutto quanto. Aveva addirittura i cannoni, come avete visto dall'immagine. Ma erano state completate solo alcune delle postazioni progettate. Esatto. Non era finita, vedete qua appunto le torrette che erano previste per le postazioni mancanti. Esatto. L'ingresso è un ingresso pasticcio, provvisorio, infatti non è un classico ingresso Maginot. La parte finita è completamente operativa, completamente finita come qualunque Maginot, ma a un certo punto c'è una porticina, eccola qua a sinistra, che ti porta nella parte invece che... In costruzione, che doveva portare al metà dei blocchi che non sono stati costruiti, cioè è stata costruita solo metà di quest'opera. Notiamo la differenza costruttiva. Allora, in queste grosse opere Maginot possiamo vedere come all'interno vi sia l'intonaco che copre un'opera muraria proprio, a differenza delle opere italiane in cemento. Qua, sovente, quasi sempre, nelle grosse opere Maginot, i corridoi interni erano in muratura, poi rivestiti da intonaco, non in cemento, se non in opere, come vedremo poi dopo, dove o erano abbastanza in superficie anche i corridoi, oppure la roccia non era particolarmente friabile. Qua possiamo notare ancora parecchie intonature in legno. Vedete qua una capriata che serve a tenere le pareti, le rocce prima di costruire la muratura. Sì, è molto più imponente delle opere del Vallo, anche come dimensione dei corridoi. E qua vedete tutto il legno che serviva, ormai il marcio, che serviva a tenere in sicurezza le gallerie appena scavate. Qua vedete i muretti che arrivano fino a una certa altezza, ma tutti quanti, vedete, in questo caso non in muratura ma in pietra. È esattamente una cosa molto simile alla grande opera di Plancaval, sempre un'opera Maginot che si trova vicino all'anello dell'Aution. Sì, vicino a Col de Turigny. Ha combattuto, perché potete vedere in questa foto i colpi sparati sulla una delle torrette. Ha stato utilizzato in realtà dai tedeschi per difendere dall'avanzata alleata. Anche questa è stata fatta in una minima parte, solo alcuni blocchi di fanteria sono stati costruiti, e ci sono questi corridoi con tutte le intagliature che portano, che dovevamo portare alla torretta della quale è stata fatta solo la base in cemento, torretta girevole, e all'ingresso. All'ingresso, un altro blocco e all'altro ingresso. La cosa interessante che possiamo vedere in quest'opera, a parte i corridoi laterali franati, dove si vede il masso di pietre e legno, la cosa che vedremo poi interessante è che in questa opera, nella quale vi sconsigliamo vivamente di
entrare se non nella parte cimentata, ma non avventurata di oltre, perché è molto pericolosa. Molto pericolosa, ed addirittura a un certo punto è franata, lo si può notare dall'esterno, nel corridoio che collegava con l'ingresso, dove c'era il corridoio che collegava l'ingresso col resto dell'opera, c'è un avvallamento nella parte superiore dove si vede bene, si capisce bene la frana. Quindi sì, inoltre è anche frenato andando verso la postazione di artiglieria della torretta girevole. Però la cosa interessante di quest'opera è che a un certo punto, percorrendo questo corridoio, lo vedete qua, si vedono le varie fasi di costruzione, quindi imbiancatura, intonacatura, finita, intonacatura grezza, e poi passiamo dall'intonacatura grezza al cemento grezzo, perché qua era cementato, non era in muratura, cemento qua passiamo grezzo. Al cemento grezzo, e poi man mano si va scemando fino al nulla, fino alla roccia, come vedete qua in questo corridoio laterale. Però continuando, ecco, vedete che sempre più brutto, sempre più brutto. Adesso qua c'è una postazione interna. Di difesa interna, la vedete qua, tutto non grezzo. finita, terminata, il pavimento anche inizia a diventare sempre più, ci sono vari pezzi di legno per le gettate, e proseguendo per questo corridoio che era quello che portava all'ingresso principale dell'opera, che è dall'altra parte del colletto, vedete, si vedrà il termine proprio della muratura e l'inizio della parte in grotta. Molto più grande del corridoio, perché le costruzioni francesi prevedevano il cemento, poi degli intercapedini di roccia e delle macerie. Vedete che qua finisce. Finisce. Da qua in poi si va ancora avanti. Però è veramente molto. Sì, qua in realtà inizia, c'è ancora un pezzettino. Sì. Comunque vedete qua nella foto laggiù finisce. Inoltre il cemento diventa iniziale. Molto molto grezzo, diventa. Qua è bella questa vista dal cemento pietroso. Grezzo. Col du Granon, qua siamo vicino al Forte dell'Olive in Francia, sopra Briançon. Quest'opera non è terminata ed è una piccola opera di fanteria, piccola per gli standard ovviamente della Maginot, corrisponde a una nostra opera media grande nostra, e anche la costruzione è molto simile, se vogliamo, lasciamo perdere il discorso di istituzione dell'ingresso, però qua ad esempio manca un pezzo di gettata. Sì, è più simile a quelle del Vallo Alpino rispetto a quelle, immagino, corridoi stretti. Potremmo confondere questo corridoio con una nostra opera, se vogliamo. Quest'opera però non è stata terminata. Sì, ha dei pezzi in legno, porti in legno, ha dei corridoi che vanno in giro tutti. Sì, e ha ancora i materiali di costruzione all'interno. Sì, c'è un sacco di cemento. C'è un sacco di cemento, c'è la sabbia per fare il cemento, per fare vedete. E ci sono ancora i telai in legno, ne vedete qua uno, delle porte provvisorie che erano state montate, dove poi sarebbero state montate le porte stagne. Sì, le scale sono molto precarie, cioè sono proprio sono molto più sottili di quelle definitive, dei gradini addirittura sono rotti, e quindi sono anche in quest'ambito sono abbastanza pericolosi. Sì, no, anche qua non vi avventurate i piani superiori, però anche qua l'opera era operativa. L'hanno utilizzata armata per quello che potevano, perché mancavano delle postazioni per quello che potevano. Qua vediamo i letti. Piano intermedio dell'unica postazione operativa oltre alla cupoletta. Questi letti qua sono più o meno gli stessi utilizzati negli avamposti. Sì, sono provvisori, hanno costruito nel piano intermedio questi letti provvisori in mezzo al cantiere, e al piano sopra si andava alla postazione per metterci. Bene, speriamo che il video vi sia piaciuto, ci raccomandiamo di non avventurarvi, o meglio, se vi avventurate fare molta attenzione, doppia attenzione rispetto al normale, ma non vi avventurate in posti dove chiaramente, evidentemente, può franare, come nell'opera di Brancavallo, perché quello veramente è pericoloso. Speriamo che il video vi sia piaciuto, se così è stato vi invitiamo a mettere mi piace, a condividerlo, a commentare e iscrivervi al canale. Speriamo che vi abbia istruito su qualcosa di nuovo. Ciao a tutti! Al prossimo video. Ciao!